Ehi la ciurma, io sono Mazzi Test ed eccoci pronti per l'ultima parte della storia di chi c'è ancora. Che è poi Gideon giura, non ho ancora capito la storia, però comunque. La terra reme il ripugnante fettore di marciume per evadere le tue narici. L'ombra del titano di Erebos si scaglia su di te, si staglia su di te e sugli irregolari. Innanzi la tua lancia che irradia la luce del sole, il titano emette un muggito feroce, tu lo assali senza esitazione. Cioè questo sembra della storia. Titano di Erebos, allora vediamo cosa riusciamo a concludere da questa parte qua della storia. Andiamo. Avanguardia d'elite, ci esce sempre l'avanguardia d'elite per prima, non male come storia. Questo dovrebbe essere abbastanza tostino, quello scorso lo era un pochettino ma abbiamo avuto delle buone carte, ottime proprio. E quindi non abbiamo avuto molti problemi. Sì, giochiamo la pianura e giochiamo l'artiglio rapido anche per una. Allora qua abbiamo la guru di rifornimento, cavalleria della lancia celeste, che è strapotenza sta roba qua, perché a volare è a doppio attacco. Ah, sacerdotessa esiliatrice non l'ho ancora incontrata. Esilia una creatura bersaglio controllata da un avversario finché non muore. Ok, potrebbe essere comoda quella. Molto comoda, soprattutto se giocherà qualche roba mostruosamente potente. Io attacco con la nostra Elite Avantgarde. Avantgarde Elite. Ah, Elite Avantgarde, in quale fosse in Magic 2015. Anche questo forse avevamo, non mi ricordo. Però si chiama forse Ocelot qualcosa. Larva cerebrale, oddio. Un avversario bersaglio rivela la sua mano. Tu scegli quale, una carta non terra da essa. Oddio, non mi piace. Mi esilierà questa probabilmente. Ah no, cosa mi ha esiliato? Allora io attaccherei con tutto. Sì, infatti se me ne blocca una ci muore quella e mi libera la sacerdotessa esiliatrice, altrimenti prende 5 pizze in faccia. No, infatti prende 5 pizze in faccia piuttosto che liberarmi la sacerdotessa. No, non voglio giocarlo adesso, un'ora di puri. Voglio giocarlo quando ho più carte in campo e carte più interessanti, ecco. Cioè se da un 2-1 passa a un 3-1, non è che a un 3-2 non è che cambi molto. Vabbè, ah, mossa interessante effettivamente, però mi fa una pizza sola. Tetro guardiano, oh, 1-4. Ogni qualvolta il tetro guardiano o un altro incantesimo entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, ogni avversario perde un punto vita. Ah, GG, bella roba. Se continuo a perdere costantemente punti vita, vinco io, perché tu sei più vicino alla morte, però... Sì, la pianura la gioco con molto piacere. E mi dice, continua a dire, gioca a onore dei puri. No che non lo gioco a onore dei puri. Quello ha 4 però di difesa, eh. Se non lo gioco non posso attaccare. Non lo gioco. Salto l'attacco. Non lo gioco. Mi attacca con quello. Io adesso posso sacrificare l'avanguardia elite per distruggerlo. Sì, lo so, avessi usato quello non avrei sacrificato l'avanguardia elite, ma preferisco tenermelo per qualche creatura più imponente. Ah, mi ha ridato la sacerdotessa esilia, tetro guardiano. Ho bisogno di mana per le creature con volare. Perché quelli sono dei bei tanconi.
Non mi escono terre. Se gli esilio quello è il problema, che poi lo fa rientrare e perdiamo di nuovo. Vado con questo. Il casino è che questo non è un istantaneo. Salto. No, non lo uso adesso. Questi sono carne abbastanza da macello, vorrei qualcosa di più. Non mi attacco. Mi secca una delle due. Meglio che non ho giocato quello, altrimenti sarebbe stato totalmente inutile. Oh, posso giocare qualcuno? Mi dice un'ora di curi. No, io preferisco una cavalleria della lancia celeste, scusa un attimo. Con doppio attacco non può essere fermata, no no no. Su quella poi posso giocarci magari un'ora dei curi. Però salto l'attacco. Sì, perché sennò mi ci muore e basta. No, mi uccide questo gratis proprio. Bel mazzo però. E adesso sono sceso di... sotto. Sono sotto io. Salto il blocco. E questo è... un discreto problema. Tranne per il fatto che posso esiliarlo via. E mi continua a dire usa onore di puri. No che non uso onore di puri. Io esilio quella. Se facessi onore dei puri gli toglierebbe 6 con questo. Effettivamente potrei farlo. 6. E però no, questo qua è in summoning sickness. Non ora, no. No, non ora. Sì, vai con questa. Queste tolgono poco, ma il problema è che non conviene fermarle perché hanno un sacco di... cioè sì, conviene fermarle, ma alla fine ti giochi delle carte così per fermarle. Boh. Non lo voglio giocare onore dei puri, sei incantato su onore dei puri. Mi attacca con tutti e due e sono di nuovo in una situazione di svantaggio ora, però... ma quasi quasi potrei bloccargliene uno effettivamente. Non ci muore, ma... almeno ricevo un danno in meno. E siamo pari. Oddio. Vabbè, una creatura a intimidire fino alla fine del turno sarà lei. Però anche ogni volta che entra un incantesimo. Ah, questa è intimidire. Ha dato intimidire a questa o ha dato questa? No, l'ha dato se stessa, infatti. Allora, io ora o chiudo in sto giro o nulla. Quella è un 4-2. Se usassi questa,
forse me ne vuole due. Me ne avanzano quattro. Riesco a giocare qualcos'altro? Questa, la cura della guardia. Se io vado a sto giro, gli tolgo 6 e 3, 9, dovrei farlo. No, perché quella me la blocca con questa. Non lo so come passo comunque in davanti. No, però questa con quella non riesco a giocare insieme. Metto l'acqua e faccio onore dei puri. Sto giro sì. E mo attacco con tutto, sì. Mi bloccherà questa probabilmente, però. E io gli faccio solo 3 danni. Ah, non mi blocca quella. Perché così si libera il tizio francola. Oddio, no. Mi seccherà lei. Ah no, mi secca l'altra. Perché mi secca l'altra? Ah, perché adesso mi attacca. GG. Il mio errore è stato quello di attaccare con lei. Perché ho attaccato con lei per fargli perdere quella, ma non ho tenuto conto del fatto che che lui avrebbe liberato questo, che era molto più grave dell'altra. Poi non ho potuto neanche bloccare con questa. Perché me l'ha seccata? È stata una serie di coincidenze. No, ma è partito tutto da un mio errore. Se non gliel'avessi liberata non sarebbe potuto andare così. Sì, perché se non gliel'avessi liberata gli avrei fatto 6 danni con quella. E quindi arrivava a 3. Lui aveva questa qua che era un 4-2, e avrei avuto due carte con cui poter bloccare. Avrei avuto questa e questa, quindi poteva uccidermene una ma non l'altra. Io gliel'avrei bloccata sacrificandomi, sarei arrivato a meno e il giro dopo avrei vinto. Eh sì. Beh, ragazzi, Magic è anche questo. Uno sbaglia, impara dai propri errori. Io l'ho sempre detto dal primo episodio di Magic 2015, proprio che sono nabbo in questo gioco e ho molto da imparare. E ognuno fa errori. Ci rivedremo nel prossimo episodio a questo punto, perché sono già passati 14 minuti. Credo che non ci sia il tempo di rifare un'altra manche contro queste. Poi preferisco rifletterci un po' di più, insomma, su questo. Vedere quando sono sconfitto preferisco non affrontarla subito. Secondo me non è molto proficua come cosa, cioè riaffrontarle subito rischi di essere un po' scocciato, ecco, per come è andata prima, eccetera eccetera. Gideon Yura, sì, che però qua è Kiteon Yura, boh, se avrà cambiato nome, cioè è abbastanza simile al nome. A meno che non cambino nome quando diventino Planeswalker, non lo so, vedremo. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace per l'episodio, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, a commentare su come avrei potuto comportarmi diversamente, a parte appunto l'errore finale. E sì, con l'esibiatrice sarebbe stata molto comoda. Sarebbe stata molto comoda.
Vabbè, noi ci vediamo con il prossimo episodio, il prima possibile, spero. E ciao a tutti, buona giornata.